parlare di un diritto di resistenza in un paese dove nella Costituzione non c'è è un po' difficoltoso, però dobbiamo dire che tra i diritti fondamentali la nostra Costituzione avrebbe dovuto averlo proprio espressamente, perché negli atti preparatori di questa c'era il diritto di resistenza. Ma siccome la Costituzione nostra è stata un compromesso tra le forze della centrodestra, diciamo, e quelle che avevano capeggiato proprio quella resistenza che ha dato luogo al tavolo per la Costituzione, c'è stato un compromesso per cui questo diritto esplicitamente non è stato espresso nella Costituzione. Però c'è un articolo, articolo 21, che parla di diritto di informazione, diritto di esprimere il proprio pensiero, diritto che unito all'articolo 18 parla di libertà di associazione e libertà comunque di diritti politici. Questo che cosa comporta? Che questo riconoscimento dell'esercizio di questi diritti si esprime anche nel diritto di resistenza, perché essere partecipi della politica di un paese non vuol dire essere soltanto persone che vanno a votare, come ci vogliono far credere, ma partecipare alla politica di un paese significa decidere e controllare quello che viene deciso per il nostro paese. E quindi possiamo dire che il movimento No Dav esercita proprio questo diritto di resistere all'arroganza e alla decisione di distruggere un ambiente di cui sono i cittadini i proprietari ideali e materiali. Per cui questo movimento sta praticando l'esercizio del diritto di resistenza. Un movimento che coinvolge tutta una popolazione ed oltre, coinvolge tutti i giovani che vengono a gara qui da tutta Italia per esprimere la solidarietà, per lottare insieme a questa popolazione che vuole determinare le proprie scelte di vita, determinare il proprio modo di vivere e il proprio ambiente. Non vuole più essere soggetta a scelte alle quali non ha partecipato. Questo è il diritto di resistenza e credo che sia una cosa che tutti sentono qui, che tutti praticano e che fanno in modo che chiunque venga qua lo sente nell'aria, lo sente nel contatto con la gente e lo sente nelle lotte che si fanno. Non credo che ci sia bisogno di altro.